Allora, con Renato Papagni, settembre è un mese, mese della chiusura della stagione e anche mese di bilanci. Com'è andata questa stagione balneare? Ma credo che tutto sommato possiamo dire positiva. Abbiamo iniziato con un maggio difficilissimo, però poi la stagione è andata bene, il tempo, le condizioni atmosferiche, ma anche il clima in senso lato che si è creato su Ostia. Ci sono dei buoni segnali, segnali positivi, e tra l'altro sempre più turisti stranieri arrivano, e questo ha significato che il turismo ostiense può e deve cambiare. Ecco, sopraggiunge un'altra parte dell'anno sempre molto piacevole, comunque per chi vive e respira il mare, anche il litorale romano, e ci lasciamo alle spalle una stagione balneare quindi buona. E il problema è che non ci possiamo lasciare alle spalle è quello però sempre costante dell'emergenza, dell'erosione e delle coste. Sì, questo è sicuramente un problema che va affrontato con un metodo, con un sistema che non può essere quello dell'emergenza. Noi non abbiamo più condiviso da tempo i comportamenti della Regione, che vuole fare sempre un intervento emergenziale, cioè porto un po' di scogli, metto un po' di pennelli, metto un po' di sabbia per cercare di limitare i danni immediati. Qui bisogna metterci a tavolino, Regione, ci si deve mettere il Comune di Roma, dobbiamo impegnare risorse dirette dei balneari che pagano una quota regionale significativa, paghiamo alla Regione circa 2 milioni l'anno. Ecco, vediamo se è possibile fare un piano economico a lungo termine, quindi 10 anni, e a quel punto facciamo un progetto che è quello di ripetere i 3,5 km che abbiamo già fatto un po' di anni fa, negli anni 90, dal pontile al canale dei pescatori, una meravigliosa barriera soffolta e un versamento di sabbia. Lo allunghiamo, lo portiamo fino alla riserva del presidente, arriviamo giù, chiudiamo con una tecnica che oggi è assolutamente all'avanguardia di una soffolta speciale, e probabilmente lì risolviamo definitivamente i problemi di oggi.